Ed è stata una notte di sbarchi a Lampedusa, incredibile salvataggio della Guardia Costiera che ha soccorso 125 migranti aggrappati alle scogliere dell'Isola dei Conigli. Erano su due barconi che si sono rovesciati. Giulia Palmieri. È importante la fila anche davanti. Sistematemi quella sulla tuca pure, perché altrimenti non ci entro. 125 persone ascoltano la voce dal megafono, non sanno l'italiano ma capiscono ugualmente. Fra loro e la salvezza ci sono mari in burrasca e scogli che affiorano. Tre persone, massimo tre persone. Tre! Bravi ragazzi, state attenti. A tre sulla zattera di salvataggio, i turni dei soccorritori della Guardia Costiera a nuoto largano della motovedetta che traina i migranti a bordo. Recuperate, attenti ragazzi, sul filo della poppa. Due barconi naufragati, sopravvissuti al viaggio bloccati su un lembo di spiaggia in piena notte ai piedi di una scogliera dell'Isola dei Conigli. C'erano donne e bambini in stato di shock, ora sono salvi nell'hotspot di Lampedusa. E ora ci spostiamo in Afghanistan dove si